Io sono nato in una famiglia di montanari, mamma e papà hanno sempre adorato camminare, andare in montagna, mio nonno ci portava a fare le ferrate in Trentino. La strada di famiglia è un po' quella, sono forse un po' l'eccezione. Sono cresciuto davanti al mare, ce l'avevo lì, sempre davanti agli occhi e è diventata la mia strada. Mi chiamo Matteo Sericano, di Genova, ho 20 anni e il mio obiettivo è quello di partecipare alla Mini Transat 2019. Da bambino ho iniziato attività sugli Optimist con l'agonismo, che ho portato avanti successivamente con i 420 o anche i 470 alla classe olimpica. La Mini Transat è un sogno, il banco di prova di tutti quelli che sono i giovani marinai che sognano una carriera come navigatori oceanici, navigato su barche di 6,50 m, di più di 4.000 miglia, ti vede impegnato per un mese di navigazione. Non hai contatti con la terra, disponi soltanto di un VHF, di una radio a corta gittata, quindi devi sapertela cavare. Ma sono affascinato da tutto quello che comporta l'avventura proprio a livello umano, però corro abbastanza pari passo con la voglia di far bene. Non voglio partecipare alle regate con il solo unico obiettivo di arrivare dall'altra parte, di dire ce l'ho fatta. La colonna vertebrale di un progetto così ampio è il team. È indispensabile, la cosa forse più importante di un progetto di vela oceanica, perché il lavoro da fare a terra è veramente smisurato, è enorme. Si passano giornate, a volte mesi in cantiere, vi è bisogno di un preparatore della barca, c'è bisogno di un allenatore per potersi presentare sulla linea di partenza al 100%. Uno dei rischi più frequenti che corre uno skipper oceanico è quello della collisione appunto con un oggetto in mare. I mari ormai sono sporchi, sono pieni di spazzatura che possono essere container piuttosto che grandi pezzi di plastica. Trovo che sia importante per ogni navigatore fornire video, foto, immagini, dei racconti di quello che veramente succede e che si vede in mare. Sento questa responsabilità perché, a differenza della gente che vive il mare, l'oceano e lo fa da terra tramite notizie, telegiornali, io ho l'esperienza di viverle in prima persona, quindi trovo doveroso raccontare queste cose qua e divulgarle il più possibile. Ho sempre sognato questo momento e penso di avere l'energia, la voglia di mettermi in gioco per riuscire a mettere su un buon team e un buon progetto. Sono determinato in questo. Sarà molto difficile da seguire, ma lavorerò con alcune che io reputo le migliori persone che ho conosciuto nell'ambiente.